Natasha, Universal Peace Club, che cosa ne pensa che lei è un ambasciatore, soprattutto calabrese? Che cosa rappresenta per lei una fascia simile? Indubbiamente rappresenta, dal punto di vista formale, un aspetto importante. Dal punto di vista pratico, questo mi suggerisce che la pace nel mondo possiamo ottenerla solo se ognuno di noi si comporta in modo tale che l'interlocutore, l'altro, possa recepire quello che è il nostro comportamento e quindi costituire una civiltà di pace. Vuole mandare un messaggio per le future generazioni? Che cosa vuol dire? Che la pace nel mondo dipende solo dagli uomini e gli uomini devono essere davvero dotati di buona volontà e comportarsi in modo tale che la pace possa regnare. Lei pensa e crede ancora nella pace? Io sono convinto assertore di una civiltà di pace e quindi auspico che questo avvenga in tutti gli uomini di buona volontà. Bene a tutti, pace e amore a tutta l'umanità. Con molto cuore. Regarde, nous voilà.